Ci sono molti altri oggetti che il team spera di esaminare più nel dettaglio. Alcuni potrebbero restituirci il volto umano di questa tragedia. Molto spesso la storia dimentica la gente comune. Tutti noi siamo destinati a non lasciare traccia. I siti archeologici ci offrono l'opportunità di rimediare. Le ricerche hanno trasformato questo luogo spettrale in un sito archeologico che ci aiuterà a preservare la storia del Titanic per le future generazioni. Ognuno di questi inestimabili reperti fa parte di un mosaico di storie tragiche, che insieme vanno a comporre un quadro. Ora le aree dei rottami, completamente mappate, risponderanno alla domanda fondamentale che i ricercatori si pongono da tempo. Quando e dove il Titanic si è spezzato a metà? Nelle 2 ore e mezzo che il Titanic impiega ad affondare, più di 700 persone abbandonano la nave con le scialuppe di salvataggio. Centinaia di questi sopravvissuti assistono all'affondamento. Eppure c'è sempre stato disaccordo sul quando e sul come la nave si è spezzata in due. Permangono tuttora teorie e punti di vista contraddittori su cosa sia effettivamente accaduto quando la nave si è spezzata in due. Ora alcuni ricercatori ritengono che i nuovi dati potrebbero rivelare una volta per tutte che cosa sia davvero accaduto. Secondo la teoria prevalente degli ultimi anni, la rottura si verificherebbe mentre il Titanic è ancora in superficie. Grazie ai racconti dei testimoni oculari sappiamo che durante l'affondamento la poppa si inclina verso l'alto sollevandosi. Secondo alcuni esperti, la nave, sottoposta per questo a fortissime sollecitazioni, si spezzerebbe in due tronconi. Ma adesso Bill Lange è di diverso parere. A suo avviso, i nuovi dati restituiscono un quadro diverso. Il fondale oceanico asciutto presenta tutti gli indizi che gli servono. Per il suo occhio esperto, la disposizione dei rottami attorno al relitto non ha nulla di casuale. Raccontano una storia, proprio come schizzi di sangue sulla scena di un crimine. Ora che ogni angolo del sito è stato illuminato a giorno, scansionato e analizzato, può ricostruire con esattezza la dinamica dell'affondamento. Ci dirà molto di più su quello che è successo alla nave dopo che si è inabissata e ha effettuato la sua discesa di quasi 4.000 metri fino al fondale. E forse ci rivelerà cosa è accaduto al Titanic quando si è spezzato. Secondo Bill, le nuove immagini del fondale marino messo a nudo evidenziano per la prima volta un indizio fondamentale. Si tratta delle dimensioni complessive dell'area dei rottami. La nuova ricerca ha permesso di mappare con precisione il sito, che ai ricercatori appare per la prima volta nelle sue dimensioni reali. E non sono quelle che si aspettavano. Viste le dimensioni della nave, ritengo che il sito non sia poi così grande. I resti di un transatlantico di 300 metri sono raccolti in 5 km quadrati. Se la nave si fosse separata davvero in superficie, secondo Bill, l'area di dispersione dovrebbe essere molto più vasta. Considerando che è scesa per migliaia di metri lungo una colonna d'acqua, la dispersione dei reperti è piuttosto limitata. Maggiore è la profondità a cui avviene la separazione, minore è la distanza di dispersione dei rottami in caduta e più compatta è la loro disposizione sul fondale. È un ragionamento molto semplice e per Bill è la prova che la nave si separa a una profondità maggiore di quanto si supponesse in precedenza. Questo è l'unico modo in cui può spiegare la modalità di dispersione dei reperti. Uno degli aspetti più importanti che emergono dallo studio è che la nave non può essersi spezzata in superficie con quella rapidità, come si era pensato all'inizio. Messa a confronto con le testimonianze oculari, la teoria riceve ulteriori conferme. I sopravvissuti meglio posizionati per osservare un'eventuale rottura dello scafo sono 3 uomini a poppa sul ponte Lance.
Nei loro resoconti descrivono i fumaioli che precipitano dalla nave, ma non parlano di una disintegrazione su larga scala dello scafo, né tantomeno di una sua rottura. Bill e i suoi colleghi hanno ancora molto lavoro da fare prima di trovare prove inconfutabili sulla bontà della loro teoria. Ma a loro avviso non c'è altro modo per spiegare la distribuzione dei reperti. Su una cosa non hanno dubbi. Non è certo in superficie che il Titanic si spezza in due. Queste nuove convincenti teorie sono un primo incoraggiante risultato della ricerca. La montagna di dati raccolti dalla spedizione ci ha permesso di prosciugare l'oceano e di svelare un paesaggio inedito, portando alla luce indizi che ad altri potrebbero essere sfuggiti. Tutti i momenti chiave del disastro hanno lasciato tracce sul relitto o sul fondale marino e sono finalmente visibili. Indizi che ci stanno aiutando a far luce sugli ultimi misteri del Titanic. Ora i ricercatori hanno una migliore comprensione della storia del relitto. Tuttavia rimane un altro cruciale mistero che sperano di svelare. Cosa accadrà in futuro al Titanic? È così che il Titanic ci apparirebbe oggi se prosciugassimo l'oceano dopo un secolo di degrado nell'oscurità degli abissi. Nei 30 anni trascorsi dal suo ritrovamento nessuno l'aveva ancora visto così. Mentre i ricercatori studiano i dati e i video della spedizione e il modello del relitto, appare sempre più chiaro che mese dopo mese, anno dopo anno, la nave sta sparendo. E molto più velocemente di quanto alcuni esperti si aspettassero. P.H. Narjole ha visitato il relitto per 30 anni e in questo tempo ha visto grandi cambiamenti. La distanza tra il ponte A e il ponte B era sicuramente superiore ai 3 metri. Ora è di circa 1,5 metri. E anno dopo anno il deterioramento aumenta sempre di più. Presto tutti i ponti crolleranno uno sull'altro e tutto quello che è all'interno andrà perduto per sempre. Gli scienziati vogliono capire perché il processo di corrosione è così rapido. A quelle profondità l'acqua contiene pochissimo ossigeno, perciò i metalli dovrebbero arrugginirsi molto lentamente. Eppure nei filmati della spedizione si vede chiaramente la nave coperta da strane formazioni che sicuramente somigliano a della ruggine. Queste formazioni vengono definite rusticle. Ero sbalordita dalle dimensioni e dai colori. Sono di un arancione e un marrone intenso, ma se li osservi da vicino sono di colore verde, porpora, rosso e ogni colore dell'arcobaleno. In laboratorio i ricercatori esaminano ai raggi X frammenti di rusticle raccolti dalla nave. Quello che trovano all'interno non è quello che ci si potrebbe aspettare. Non si tratta di semplice ruggine. All'interno di questo involucro in apparenza robusto, la struttura è estremamente fragile. Ci sono milioni di condotti, gallerie, passaggi, tutte queste piccole cavità in cui sono immagazzinati i nutrienti più svariati. Secondo i microbiologi del team è tutto chiaro. I rusticle sono formati da organismi viventi. Successive analisi confermano senza ombra di dubbio la natura di questi organismi. Sono batteri. All'interno di un rusticle abbiamo trovato 5 diverse comunità di batteri e una 6ª comunità che vive all'esterno. Si tratta di una formazione molto complessa. I ricercatori scoprono che questi piccoli organismi sono batteri anaerobici, forme di vita che non hanno bisogno di ossigeno per sopravvivere. Invece ricavano la loro riserva di energia dal ferro e dai minerali della struttura metallica della nave. Milioni e milioni di questi batteri stanno spolpando il relitto come uno sciame di microscopici piranha.
L'impatto dei Rusticol su questo gigantesco transatlantico è assolutamente devastante. Ora, studiando queste piccole creature, i microbiologi possono definire con buona approssimazione quanto tempo rimane al Titanic prima della distruzione finale. Se tornassimo tra 500 anni, il relitto avrebbe un aspetto molto simile a quello che oggi ha la sezione di prua. Avrebbe ancora una forma U molto accentuata, tipica di una nave spezzata a metà. Comunque, mi aspetto che il deterioramento si propaghi da poppa verso prua, il che provocherebbe il crollo del ponte e della passeggiata. Se tornassimo a visitarlo tra 1000 anni, farei fatica a riconoscere in quell'ammasso di ferraglia la magnifica nave che rimane ancora oggi. Immagino che a quel punto i ponti sarebbero completamente spariti e la prua sarebbe piena di quelli che in apparenza sembrerebbero ammassi di ruggine. Se tornassimo a visitare la sezione di poppa, noteremmo un marcato aumento del processo di corrosione, semplicemente a causa dei danni che quella sezione ha subito durante l'affondamento. I batteri avrebbero aggredito le travi ricoprendole di Rusticol e li avrebbero corrosi al punto da trasformarli in un ammasso di minerale di ferro sul fondale marino. Molto prima che ciò accada, gli amministratori del Titanic dovranno fare scelte difficili. Che facciamo? Restiamo a guardare, permettendo alla sezione di prua di crollare su se stessa? Oppure in futuro progetteremo delle operazioni di recupero per portare in superficie una parte dei reperti contenuti nella sezione di prua? Ma c'è chi si oppone a progetti di recupero dei reperti. Alcuni tra i discendenti delle vittime della tragedia considerano questo sito un santuario che non dovrebbe essere disturbato. All'inizio David Gallo era d'accordo, ma da quando alcuni oggetti sono stati esposti al pubblico, non è più così sicuro. Quando siamo andati a vedere la mostra sul Titanic, mi sono reso conto di quanto questi reperti possano essere evocativi, quanto è importante poter mostrare quegli oggetti al pubblico. Per me, i reperti sono la memoria storica della nave. Possiamo lasciare tutto sul fondo dell'oceano, ma saranno perduti per sempre. Per quanto il Titanic possa deteriorarsi, una cosa è certa. Grazie alle nuove tecnologie, ora gran parte della nave non andrà mai perduta. Per la prima volta sono stati definiti i confini del sito archeologico, che potrà essere protetto. Ogni centimetro del relitto all'interno del perimetro è stato scansionato e analizzato. Ogni reperto conosciuto è stato registrato, mappato e riprodotto in una copia digitale impermeabile alla corrosione. Colto nell'eternità di un istante, il relitto potrà essere osservato e studiato come mai prima d'ora. Oggi e in futuro, gli esploratori potranno condurre le loro ricerche sulla porzione di fondale oceanico, dove il Titanic giace alla luce del sole, finalmente libero dall'oscurità degli abissi.